Buon pomeriggio, benvenuti a TG2000. Il 13 settembre, quando ripartiremo, tutti i docenti saranno al loro posto. Così il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi sulle iniziative in vista dell'avvio dell'anno scolastico alle commissioni cultura di Camera e Senato. Sono oltre 857.000 i docenti, ha comunicato Bianchi, oltre 1 milione di persone lavora nella nostra scuola e abbiamo messo in campo oltre 2 miliardi per la ripartenza e si è poi detto favorevole ai test salivari. Niente fiducia sul Green Pass, tutti i partiti della maggioranza, compresa la Lega, hanno ritirato gli emendamenti al decreto sulla certificazione anti-Covid. Lo riferisce via Twitter il deputato della Lega Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio, che scrive: ritirati emendamenti in maggioranza, seguito di ciò il governo ha detto che non ci sarà fiducia e si potrà discutere in aula il decreto. Mi sembra doveroso per un minimo rispetto al Parlamento. Nella prima votazione segreta alla Camera, bocciati tutti gli emendamenti dell'opposizione, soppressi del Green Pass. Raggiunto e di poco superato l'80% delle prime inoculazioni, è un traguardo importante perché ci dice che fine settembre raggiungeremo l'80% di platea interamente vaccinata, cioè 43.200.000 cittadini dai 12 anni in su che completeranno la scheda vaccinale. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid Figliuolo in vista al lab vaccinale Amazon a Passo Corese in provincia di Rieti. Il presidente del Consiglio Draghi ha avuto questa mattina una conversazione telefonica con il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping, a riportarlo il network statale CCTV. La discussione si è concentrata principalmente sugli ultimi sviluppi della crisi afghana e sui possibili fori di cooperazione internazionale per farvi fronte, ivi compreso il G20. Il presidente Draghi e il presidente Xi hanno discusso anche della collaborazione tra i due paesi, sia in vista del summit di Roma, sia sul piano bilaterale. L'Italia cresce più della media dei paesi dell'Eurozona, bene anche il mercato del lavoro nel secondo trimestre. Il nostro PIL è salito di mezzo punto in più al 2,7%, occupazione più 1,9% contro più 0,7%, segnali contrastanti in Germania. Cresce l'indice dell'industria, ma crolla la fiducia degli investitori. 4 latitanti catturati, 283 criminali arrestati, 10 milioni di euro sequestrati, più ingenti quantitativi di droga, 52 indagini transnazionali con 649 investigatori dispiegati nei vari stati. È il bilancio del progetto ONNET di finanziamento della rete operativa antimafia, presentato nel corso della seconda conferenza operativa nell'aula bunker del Lucerdone a Palermo sul tema il contrasto alle organizzazioni criminali di alto livello e mafia style, sfide per le forze di polizia e le autorità giudiziarie. La Chiesa deve accompagnare le persone nelle sofferenze causate dalla pandemia e dalla povertà, ma non possiamo nasconderci che la Chiesa stessa deve affrontare la mancanza di fede e la corruzione anche al suo interno. È quanto si legge nel documento preparatorio della 26esima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, il cui processo comincerà ad ottobre e durerà 2 anni. Affronterò questa partita con il sorriso sulle labbra, tanto ottimismo e gioia di vivere circondato dall'amore della mia famiglia e dei miei amici. Così sui suoi profili social Pelé ha voluto rassicurare i suoi fan dopo l'operazione per l'asportazione di un sospetto tumore. Pelé, che compirà 81 anni il prossimo mese di ottobre, è stato operato al colon sabato scorso dopo che era stato ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo lo scorso 31 agosto per accertamenti. Sostegno da sportivi e tifosi di tutto il mondo per il 3 volte campione del mondo brasiliano. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con il TG2000 alle 18:30. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.